Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Outer Wilds. Siamo all'episodio, se non sbaglio, 4. Ci siamo lasciati che Daniele doveva andare sul puntino rosso e poi sul pianeta verde. Quindi oggi ci togliamo la curiosità del puntino rosso. Questo era stato un respiro fortissimo perché quella alla fine dell'episodio io sono morto soffocato. Quindi lui considera anche quello. Quando muori per via dell'ossigeno, giustamente lui si risveglia come se prendendo fosse prendendo aria. Certo. E lui ovviamente gli abbiamo detto tutto. Lui sì, è sempre quello. Ok. Allora, questo gioco pensa anche a quando muori per via dell'ossigeno. Cioè, è una molto cosa... figo. Comunque, invece... no, dicevo, il fatto dello Steam Controller. Ma in realtà sai cos'è lo Steam Controller? Ah, stiamo parlando un attimino tra di noi dello Steam Controller, raga. Perché Davide ha comprato un nuovo joypad e effettivamente... Io essendo una persona che... Sì, sì, l'ho visto. Ora non lo vedo più. Ok. Essendo una persona che gioca da sempre col joypad, essendo io un PlayStationaro. Sì, lo sono, non mi rompete i coglioni. Mi sono sempre trovato meglio. Però ovviamente con quello con le levette, non con lo Steam Controller. Che però ho provato da lui in occasione dell'uscita di Elden Ring e che mi è piaciuto un botto in realtà. In realtà sì, perché di fatto lo Steam Controller io lo reputo molto versatile. Madonna che ansia. Credo che il problema è che... Ma mi sto avvicinando? Sì sì sì. Ok, fidati. Anzi adesso ti... Non adesso, farà tutto molto lui. Che ansia raga, ve lo giuro, mi sento solo. Fai molto piano, oh, fai molto piano! No, invece, attenzione. Ora cosa devo fare? Niente, è questo. Lo posso solo osservare? Sì. Aspetta, aspetta. Che cos'è? È un occhio, satellite. Così, la tuta. È un satellite? È un satellite. Segnale non identificato. Aspetta, quindi sì, non... faccio esatto. Aspetta. Oscillazioni quantiche! No, 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 però non c'è il segnale, vedi, ecco qua. Il segnale non è identificato, vai. Perché, scusami, oscillazioni quantiche non vuol dire... Però è perché tu l'hai selezionato. Tu così, allora aspetta, ti faccio vedere. Uh-huh. Tu così cambi semplicemente la frequenza su cui stai cercando. Infatti vedi, qua non ti rileva niente. Qui nemmeno. Qui invece c'è questo segnale non identificato. Provati ad avvicinare un po' di più, anche se con molta calma. Questo satellite è molto delicato. È delicato? Molto. Poi ti faccio vedere perché, dai, ti faccio fare questa gags. Che cazzo devo cercare? Ecco. Satellite dello spazio profondo, frequenza scoperta, radio dello spazio profondo. Ok. Che cosa fa? Invia delle onde radio? Sì. Ed è un satellite, quindi per esempio i nostri satelliti che cosa fanno con la Terra? Mettono in contatto. No, 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 però per esempio inviano informazioni. Esatto, tipo tu come fai con Google Maps? No? Scattano delle foto. Sì. Tu perché hai una mappa secondo te? Perché questo è quello che ci dà. Questo è la tua mappa. È il segnale della tua mappa. Infatti, se tipo ci vai a sbattere contro, mi sa che basta anche il tuo corpo. No, non è vero. Allora aspetta, prendi la nave. Vedi, lui qui sta sui gradi. Ok. È il gradi della rotazione che sta facendo. E si rompe la mappa. Non sarebbe più rilevabile. Perché hai buttato via il satellite, quindi non c'è più segnale dal sistema solare, non puoi rilevare la posizione. Vabbè, dai, assurdo. No! No! Adesso ti faccio vedere. Incanalati, bravo. Ok. Se adesso prendi questa e ci vai contro. No. L'ho presa, l'ho presa. Mappa disconnessa. Perché l'hai rotto. E se tu adesso clicchi select, che è la mappa, ti dice mappa disconnessa. Bello, infatti ora sono fottuto. Ora non è più una mappa, cioè non puoi più vedere la tua posizione nel tuo sistema. Cioè raga dai, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Perché loro hanno pensato anche a contestualizzarti la mappa. Questo è bello raga, questo è veramente bello. In realtà quel satellite, piccolo spoiler, c'entrerà più con il DLC. Va bene. Questo che hanno inserito qua è un contesto appunto per l'ambiente di gioco. Nel DLC sarà una sorta di punto di partenza. Figo, molto figo. E raga, anche qua glielo dico perché letteralmente la prima cosa che vedi nel DLC ti dice vai al satellite, due giochi. Perché no?
E vai. E poi perché se lo dimenticherà questa informazione, conoscendo Daniele, cioè, fra due minuti sì. sarà scordato. Che bello che è questo pianeta. Cioè, non è vero, è il più brutto per ora. In realtà ti piacerà. Ti piacerà? Secondo me ti piacerà. Oh, no. Ma questo è... Come si chiama? Cos'è? No, no, niente. Nulla. Ok. Ma però non capisco dove cazzo sto atterrando. No, mi, che bro, te lo giuro, mi mette ansia tantissimo sta cosa. È bellissimo. No, però raga, raga, veramente è stata una roba terrificante. Cioè, è stato terrificante. Allora, qui ti ricordi che cos'è che dovevi provare a cercare? Sì, il cantiere. Il cantiere, bravo. Dove cazzo? Qui in realtà sei in un altro posto. No, qui no, qui no, qui no, 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 ovviamente, ovviamente stiamo scherzando. Beh, lì non mi sembra il caso. Madonna che ansia, raga, quella cosa. Dove cazzo posso atterrare? Ah, è vero. Se vuoi puoi atterrare lì. Sì, via. Quando ti dicevo che quando vedrai i pianeti... Fai un bel... ricaricati bene il carburante sì. perché ti serve. E via. Quando ti dicevo che i pianeti saranno... Tu non hai ancora scoperto le vere potenzialità di... Cioè... Di raga... Wilds, sono i pianeti. No, raga, è angoscioso, eh. Questo sì, questo è un pianeta un po' gredino. È angoscioso. È forse, tra l'altro, uno dei più... ostici. Sì. Non è il più ostico di tutti? Non lo è, secondo me. Anzi, questo è proprio un bel pianeta per iniziare perché capisci... L'atmosfera è più pesante. Io te lo dico, però vabbè... I salti sono bassi. Molto, perché come vedere la gravità è sì, per due. È infatti, per se due. Tu prova, adesso tipo prova a spararti in aria... Non puoi farlo di tanto. Quindi, per esempio... Ecco. Cioè, una, è un'intelligente mossa di level design, questa qua. Molto bello. Poi, guardate com'è. Ogni parte iniziale è un tutorial al pianeta. Registro della nave aggiornata. Ok, di già. Laboratorio della statua. Immagino che sia la statua del Nomai. Già. La statua forse che puoi vedere anche a terra, no? Sta a sinistra anche. Eh? Là. Esatto. Quindi tu potresti vedere la statua. Oh! Oh! No, cos'è? No, sono sommerso. No, sei nello spazio. Perché? Cosa cazzo è successo? Raga, ho un'ansia Occhio. Addosso. Perché sono nello spazio? Occhio. Ora sono sommerso. La marea? No. Cosa, cioè, cos'è che stanno tutto quanto attorno a te? Eh? Cos'è tornadi? Che ma stai scherzando? In questo pianeta i tornadi si muovono. No, raga. Io ve lo giuro, no, non, forse non, non, si, non rende perché non avete il joypad in mano. Che cosa vuol dire quando arriva il tornado o quando se va e ti senti in balia di una roba che è molto più grande di te. Io tra l'altro penso di aver capito che io qua non ci posso andare. No, in realtà, cioè, ci stavi, stavi camminando quindi. Cioè qua, no, dico qua. Ma magari sembra... c'è un altro accesso. Sì, sì, magari più. Cioè non di qua. Effettivamente l'entrata principale è bloccata. Questo siamo poco ma sicuro. Però il laboratorio della statua, insomma, minchia. È anche quindi forse la statua di quella che si è fermata nel, eh tuo, sì. nel tuo villaggio. Che bello, raga, il level design. Devo salire o scendere? Ti consiglio di aggirare quest'albero di qua. Okay. Perché vedi, segui sempre. E no, vedi. No, no, no. Perché in realtà questi diamantini hanno un raggio molto corto. In molto realtà. Corto, quindi okay. cerca proprio di stargli sempre vicino. E il rumore che ti aiuta a capire quanto è lontani, bello. No. No, si spostano. Guarda, No, no, adesso non okay. è così frequente. Ok. Calcola che anche più o qua. Meno. Ogni 5 minuti più o meno. Va bene. Raga, ovviamente questi teschi non possono che farci pensare che effettivamente sia successo tutto molto molto tempo fa. Allora. Non possono farci pensare. Cioè, è stato possono, successo. Cioè no, sicuramente ci fanno pensare che. Cioè, se la Madonna, se sono teita. A parte che mi sono già perso. Da dove cazzo sono. Allora, sei venuto da qui.
Cioè, se ci sono teschi così, insomma, antichi. Anche se ieri effettivamente abbiamo visto che un segnale è stato lanciato quando noi ci siamo svegliati, quindi c'è qualcosa che non va. O si sono estinti da un sacco di tempo, o stanno ancora qua. Esatto, bisogna decidersi. Certo è, ragazzi, che il fatto che dei nomai... Ora, non è che io sia il più grande conoscitore dei nomai. Lo diventerai, tranquillo. Probabilmente lo diventerò. Mi stupisce, e forse è una cazzata, però mi stupisce che questi qua abbiano dei nomi simil americani. Sembra una cazzata, però il fatto che un nomai si chiami Mellow, capito? Tutto mi aspetto tra... Cioè, noi abbiamo Aristotele, abbiamo... Ovviamente questi non sono nostri antenati, quindi non posso fare un paragone vero e proprio. Però, chissà. Cioè, il fatto che si chiami Mellow mi fa pensare a qualcosa di recente. Quindi, però sarà sicuramente una considerazione che andrò a smentire. Questo cosa cazzo è? Era una roba d'atterraggio? Lo scoprirai. Ok. Si capirà. Ora è sommerso. Ecco, tipo lì non è sommerso. Non è sommerso, quindi... Oddio, non è vero, no, è anche questo. Forse quindi anche questo funzionerà. Questo è dispersivo, non so dove cazzo devo andare. Ci allora, sta. Ci vediamo. Sta. Io salgo, aspetta, prima... Questo pianeta è un po' dispersivo. Okay. Però in realtà è anche molto... Sì. Ci, fidati che poi piano piano. Poi... Io scusate, ma guardo in tutti gli anfratti. No, ma no, è giusto. La dispersione poi, voglio dire, ripeto, fa parte del videogioco. Sì. Quindi, se ti sentissi subito... No, vedi, ho fatto bene. Attenzione. Stasera proveranno le statue della memoria. Allora, le statue della memoria. Phlox dice che... Vedi anche Phlox. Lami. Dice che potrebbe essere pericoloso. Perciò non possiamo assistere. Ma se invece di... ma se invece di usare la porta ci intrufolassimo dall'altra parte? Qualcuno vuole venire con me? Phlox ci ha espressamente detto di non farlo. Scusa. Anche io vorrei tanto assistere al test, Lami. Ma è un rischio troppo grande. Non dovremmo farlo. Forse Phlox ci farà assistere a un test più avanti. Cioè, questi qua, raga, cercano tutti i modi per mandare a puttane tutto. Raga, spariamo la roba. Occhio, guarda giù. Sì, vedo. Solamente che non so come cazzo. Però guarda, vedi, ti è comparso subito un comando, no? Lancia lo scout. Perché? Per vedere forse che cosa c'è giù. Ruota. No. Vedi, c'è della roba. Sì. Che bella che è sta meccanica. Se guardi bene. Sì. Giù c'è un buco d'acqua. Quindi magari se non puoi accederci dall'entrata. Esatto, ci posso arrivare nuotando. Sì, è una figata. È questo che... Allora, questo, esatto, perfetto. Faccio scorrere... No, occhio, no, rimani dentro. No, perché? Cosa succede? Rimani agganciato quando passano i tornati. Non rischi di andare. Ah, ok. È bello. Un sistema inventato, a quanto pare, per proteggere dalla salita e caduta delle isole. Bello. Bellissimo. Bellissimo. Che figata, raga. Hanno pensato tutto. Qua? No. Mannaggia. Poca gravità. Ok. Qua invece avevo visto... Forse non era in questa zona qua, ma comunque c'era una zona dove c'è lo stesso simbolo che c'era anche sulla Terra. Ah, sì. Comunque adesso cerchiamo di... andiamo sull'altura che avevamo visto prima. E capiamo. Ecco qua. Qua c'è la stessa cosa che però non è in funzione. Perché è coperta dalla sabbia. Esatto. Beh, questo è un pianeta comunque abbastanza inquietante, sì. Sì, è veramente ansiogeno. È tutto troppo più grande di noi. Eccolo qua il simbolo, ok. Scusa, rilevati alberi? Nelle vicinanze. Ok, ah, ok. L'ossigeno. È vero.
cioè, devo là. Ricordarmela questa cosa perché non va era già piena, ok. Questo che cazzo è? L'avevamo visto anche sulla Terra questo. E continua a essere abbassato. Continua a essere abbassato. Questa cosa penso sia inutile, però. Vai vai. Vediamo. Non è stato inutile. Non è stato inutile, vedi? Anzi. Non capisco se manchi una metà. Non capisco, leggiamo. Benvenuti sul profondo gigantesco, amici. Mi emoziona il pensiero che incontrerete le mie statue. Se non sono nella mia dimora, probabilmente sono sotto nel mio laboratorio dentro l'isola. Ok, esatto. Dobbiamo andare al laboratorio. Da questo. Benvenuti. Benvenuti, esatto. Mi emoziona. Allora, sì. A chi cazzo si sta parlando questo qua? Beh, magari ha la stessa specie sua, eh. Esatto, però... cioè lo stesso clan. Magari, esatto, o al, non al clan stesso, però gente della sua specie, anche perché sennò non scriverebbe con la sua, con la loro scrittura. Però appunto io avevo già ipotizzato che potessero essere divisi in più fazioni, però vediamo. Bisogna approfondire, sono molto curioso. Tra l'altro non so quanto anche al loop mi viene l'ansia. Andiamo avanti. Tranquillo. Dovresti avere ancora un pochino. No, non c'hai abbastanza. No, no. Mi devo tirare la zappa su più. Allora. Alzati, coglione. Non sembra proprio muoversi. Esatto. Deve avere un senso quella cazzo di roba. Sì. Guarda. Beh, allora signori. Ricordati di propellere. Minchia, nonostante io abbia propulso. Perché però qui la gravità è molto più forte. Comunque adesso allora ti faccio vedere una cosa. Un attimo. A questo punto. Si può riparare? Si può. Puoi curarti qua. Okay. Questo è l'unico punto in cui ti puoi curare al massimo. Ok. Ora quindi qual è, cos'è quello che vuoi fare? Voglio andare sott'acqua. Ah ok, ci sta. Cioè non penso. Sì sì. Ogni scelta è giusta. La giusta c'è anche altra. Come puoi vedere ci sono delle altre isole. Ah è vero. Ma è vero. Prima vai dove devi andare. No. Ti stavo semplicemente facendo notare la cosa. Io ho la tuta, posso andare. Sì, puoi andare dove ti pare. E ti spoilerò. Oh madonna. Come si fa? Ti devi. Buttati verso giù, stai andando verso su. Aspetta, verso su? LT. Come verso su? Esatto. Ah ok, con la tuta è vero, con il coglione. Ti spoilerò. No, di no, ti spoilerò, dai. Cosa, cosa? Beh niente, che questo po- questo è un pianeta che ha- ci puoi andare anche sotto con la nave. In acqua. Figo. Per un motivo particolare. Non ti dico niente. Oddio le statue. Oddio le statue. Ok, voi merde siete caprine, cazzo. Inomai qua. Cioè, raga, allora, inomai, allora, questa cosa, dobbiamo capirci. Queste qua sono statue che rappresentano inomai? Perché sono statue che rappresentano inomai, davvero? Allora, semplicemente, inomai ovviamente si sono rappresentati... Occhio. No, e ora. Allora ti consiglio di. E ora che vai lì, vai lì, vai lì subito. Perché sennò poi all'impatto sbatti a terra e crepi. A posto. Ok. Dicevo. Allora, i Noai si sono ovviamente rappresentati come incredibili, no? I greci ovviamente si rappresentavano sempre con i fisici perfetti e così via. Ok. Porco due, che paura. Ah, beh, è vero che sono sott'acqua. Ah no, ok, si stabilizza. Oppure inomai. Cazzo, ho fatto una stronzata. Madonna, mi ha detto bene, raga. Oppure inomai sono loro e non loro. Fai delle belle ipotesi. Te lo dico. Eh? Fai delle belle ipotesi. Sono. Cioè ti.
stai facendo muovere comunque molto bene il tuo cervello, okay, a prescindere da quanto sia possa essere giusto o meno. Stai facendo veramente dei bei pensieri, molto bene. Figo. Bene, allora questa qua è la porta ovviamente da cui non potevamo accedere, adesso creiamo uno shortcut. Bravo. Figo, bello, è utilissimo perché poi dovessimo tornarci, anzi col loop. Beh, in realtà col loop si richiuderebbe. Ah, comunque si richiuderebbe, occhio, guardalo bene, adesso già. Questo posto. Andiamo. Proviamoci. Quindi. Però è anche vero che tanto ormai sai anche come si accede da, sì, sì, da tutto sotto più anche veloce. Se si dovesse riavviare, via. Va bene. Allora, questa cosa l'avevo già vista, mi sembrava la più interessante di tutte, perché posso interagirci. Flox dice a Yarrow: ti spiacerebbe fare un passo indietro per permettere a Dust di avvicinarsi alla statua? All'abbinamento la statua sceglierà chi è più vicino. All'abbinamento la statua sceglierà. Spoiler, spoiler. Ah, ok, quindi innanzitutto Flox, un secondo. Flox vuole che sia Daz a venire scelto dalla statua e non Yellow. Yarrow, scusatemi. Visto come ha aperto gli occhi, significa che la statua si è abbinata con Daz. Ora ovunque Daz si trovi nel sistema solare, la statua registrerà i suoi ricordi e invierà il progetto Gemello Cenere. Noi siamo stati scelti dalla statua di cuore legnoso e ora tutti i nostri dati stanno venendo inviati a progetto Gemello Cenere. Ok, bellissimo. Occhio. Cosa? La musica. Ah, un nome. Vai, vai, vai. È una scultura straordinaria, Flox. Ho di nuovo superato se stesso, E ora che il nostro primo abbinamento è riuscito, possiamo verificare il mio prototipo di archivio dei ricordi. Ha di nuovo superato se stesso, E ora che il nostro primo abbinamento è riuscito, possiamo verificare il prototipo di archivio dei ricordi. Loro stanno cercando di archiviare i ricordi delle persone. Ogni statua invierà i ricordi di un Nomai alla sua unità di archiviazione a Gemello Cenere. Ok. Occhio, anche un altro ci è rimasto. Sì, sì, tanto morirò. Ogni statua invierà i ricordi di un Nomai alla sua unità. Ok. Ogni unità di archiviazione sarà dotata di una maschera. La controparte della statua in... Aspetta, ogni unità di archiviazione sarà dotata di una maschera. La controparte della statua è in grado di inviare i ricordi archiviati al corrispondente Nomai. Ok. Bene, sono finite. Sì. Voglio rileggere questa, scusatemi. Ogni unità di archiviazione, ok, sarà dotata di una maschera. La controparte della statua è in grado di... Sono dei ripetitori. Sì. Dei ricordi. Ok. Questi qua che cazzo sono, mo? Non mai, lo so, però... E mo, raga, esplode tutto. Tocca tornare. Allora, qua. Allora, ricordi vengono incanalati dalla statua che vengono inviati a Progetto Cenere. Che li rinvia al che tizio. Che li rinvia al tizio, come, no, come il nostro loop di morte. Ok, è chiaro. Sono contento di aver fatto questo ragionamento prima che esplodesse tutto. Ciao signori, è stato bello. Ci vediamo. Guarda che esce dall'acqua. Che figo, eh. Perché esplode il nucleo praticamente. Raga. Figo, e adesso è tutto più chiaro. Quindi questa è la maschera. È la maschera che invia poi i ricordi a Progetto Cenere. No, che ci che sta ridando. Esatto. Questa è la maschera su Progetto Cenere, forse. Sì. Perché noi l'abbiamo anche. Allora è più chiaro quello che abbiamo trovato a Cuore Legnoso. Abbiamo visto Progetto Cenere. Hai visto la statua collegata, esatto, al progetto Cenere. Io signori vi sfanculo, non per qualcosa, ma... No, non per qualcosa, ma perché adesso la storia si fa polposa. Ora è più tutto più chiaro. Tocca tornarci comunque, sì, mi sa, non avevi ancora visto tutto. Innanzitutto. Ah, e ti faccio vedere adesso una cosa, facciamo così. Sì. Girati. Registra, oltre al fatto che adesso ti esce fuori tutta questa roba che dopo leggiamo. Infatti, ah ecco, vedi, anzi, ti faccio vedere anche questo. Ingrandisci, sì, bene. Vedi quello che ti dicevo prima, laboratorio della statua e c'è il bollino giallo. È vero. Perché non è ancora, non ho ancora scoperto tutto. E quindi tu così hai la certezza matematica che invece l'isola, per esempio, l'hai vista tutta. Non è vero, c'è nient'altro, è vero, ma il laboratorio vero. No.
Poi ti faccio vedere anche questo. Metti tipo laboratorio della statua. No, no, vai subito con il mouse. Ok. Ah. Allora, ora c'hai il marcatore sulla mappa. Puoi marcare la tua zona di interesse. Quindi se tu adesso tipo ti giri, vedi ce l'hai subito qui. È vero. Puoi allora subito io raggiungerla vado. E sai subito dov'è. Bello, raga. Hanno... cioè, hanno fatto sì che il giocatore si sentisse... che sentisse tutte le meccaniche più vicine, più fattibili. E poi soprattutto, ovviamente, tu questa cosa la puoi fare solo quando un luogo ovviamente l'hai scoperto. Certo. Cioè tu per esempio, progetto gemello cenere, sei visto bene, c'è il punto di domanda. Esatto. Quindi tu non puoi mettere il marcatore lì, perché non sai ancora dov'è, non sai ancora come cazzo funziona. Bello. Molto figo. Però vedi, già questo, un paio di puntini... iniziano a... a collegarsi. Per esempio adesso, che è come dire che ci sono, che hai unito due puntini su 1000. Sì, però, sì. Cazzo voglia. È qualcosa. No, tu proprio quando vedrai la mappa generale. Oddio, adesso è di nuovo un disastro. No, no, vai tranquillo. Guarda, questo è uno di quei pochi mondi in cui puoi andare a bomba dentro il pianeta. Ah, sì. Fidati, anzi ti diverti. Vai, vai a bomba. Vai. Non ti fermare. Anche se mette ansia, Armelli. Fidati. Ah, vero, hai ragione. Guarda bene, tra l'altro, provaci a restare tipo un po', Posso entrare? No, vedi, c'è questa barriera, però se guardi un po' giù... Ma che cazzo è, una medusa? Ancora un po' più giù c'è anche dell'altro. Che cosa c'è lì? Oddio, è dove si trova la fisarmonica. No. No. Era quel... il seme? Il modulo era. Era il modulo? Se ti ricordi bene. Sì, il modulo che avevamo visto di... che... è vero, avete ragione. Cioè, hai ragione. E però, se ci provi ad entrare, cazzarola... posso. Ripeto, forse è quel famoso nucleo che avevano... che avevano voluto... potrebbe. Proteggere, però. Potrebbe. Dove cazzo è? Là. È vero, c'è il... ho fatto un 360 in più. Atterraggio, quella lì. Ok, let's go. Mi piace comunque che avevi ansia di entrare in profondo gigantesco. Molto bella questa cosa. Invece a me entrare in profondo gigantesco per me era proprio perché non avevo mai problemi a schiantarmi. Era tipo vai. Io invece una cazzo, sarà che io ho proprio questa... ci sta. Mezza fobia dei pianeti così... cioè, non che io sia stato sui pianeti, però, nel senso, capitemi, ho una fobia degli spazi così aperti, ci con sta. Cose così grandi, naturali, che stanno avvenendo attorno a me. Secondo me allora ci sarà un pianeta che ti darà ancora più ansia e angoscia. Sì. A me piacciono questi, vuol dire che il gioco mi dà delle emozioni. Secondo me allora forse sì. Perché ce n'è uno che in realtà è meno potente a livello di... cioè non ci sono tornadi. Certo. Ma c'è un concept dietro che è molto più... potrebbe mettere molta più ansia. Non vedo l'ora. E anche qui io quello che prima ti dicevo... sì. Che lo scoprirei ancora di più dopo. Non ha senso. Quando ti dicevo quando entrai nei pianeti scoprirai il vero Outer Wilds. La meccanica dei pianeti. Ogni pianeta ha una sua... fidati, non avrai mai una roba diversa, una roba uguale. Mai. Perché dovrebbe essere così, cazzo. Vero No Man's Sky? Madonna santa. No Man's Sky è stato per me traumatizzante. Sì, comprato al day one, bro. Sì. Uno dei più grandi traumi di soldi buttati della mia vita. Sì, ok. Però ho giocato comunque 70 ore. E io tantissime ore ci ho giocato. Vabbè, raga, ma infatti non è che fosse... era un bel gioco, però c'aveva... e non era quello che ci avevamo promesso. Esatto. Ho installato la maschera nel progetto gemello cenere. Flox, ah ok, scusate. Ho installato la maschera nel progetto gemello cenere, Flox. Sono bellissime. Anche se mi danno l'impressione di osservarmi, lo fanno, mamma mia. Questo lo dice Rami. È rassicurante sapere che le statue non si abbineranno fino alla riuscita del progetto. Quindi il progetto è anche riuscito. Altrimenti immagino che l'esperienza sarebbe difficile da sopportare. Non capisco. Idealmente si attiveranno esclusivamente alla riuscita del progetto come misura di sicurezza, però le statue si attiveranno anche in caso di guasto dell'attrezzatura. Allora il progetto non è detto che sia riuscito davvero. E perché?
Se qualcosa non va con il progetto gemello Cenere, le statue e le loro maschere ci avvertiranno della situazione permettendoci di intervenire con le riparazioni. Altrimenti potremmo restare per sempre ignari del problema. È vero. Non ci avevo pensato, sarebbe un destino davvero orribile. Io ipotizzo che sia andato veramente male, purtroppo. Però vediamo. Le statue si sono attivate, quindi... O ha funzionato. O ha funzionato, è andato di merda. Il problema è perché cosa doveva funzionare, noi ancora non lo sappiamo. Capito. L'unica cosa... Perché, esatto. Esatto, l'unica cosa che sappiamo è che a quanto pare aveva detto per sicurezza. Esatto. Qua siamo teoricamente sul progetto gemello Cenere. In progetto gemello Cenere. Già. Che quindi e in realtà... Questo mi sta a significare forse... che ci sono ben 1, 2, 3 persone in questo momento che potrebbero star vivendo il mio stesso loop. Effettivamente è vero. Cioè, 3 si sono attivate. Sì, perché c'è comunque un problema, perché come puoi vedere ce n'erano tante altre che si sarebbero dovute attivare che invece non hanno funzionato. Sì, raga, assurdo. Non so, sono molto curioso. Più che altro, se guardi bene, tu prima giustamente, no, se guardi bene, vedi, lo faccio partire. Ormai hai capito come funziona la pietra di proiezione. Quindi, tu prima, per esempio, hai visto il nucleo di profondo gigantesco e hai detto, potrebbe essere gemello Cenere, ma. Oddio, vai. Ma in effetti, la pietra di proiezione non ha l'immagine di profondo gigantesco, no? È vero. Quindi, quel nucleo forse non c'entra molto. È qualcosa, perché sappiamo che probabilmente lì dentro potrebbe trovarsi il famoso modulo di che sì, è stato di... perduto, ma magari non c'entra con gemello Cenere. Vediamo. Sono molto curioso. Siamo sicuri però che gemello Cenere sì. È invece nei gemelli sì, da qualche esatto parte. Vabbè, sono collegati perché sono gemelli. Bello, mi piace l'immagine di dei gemelli. Tra l'altro ho appena notato questa cosa, che non ti dirò qual è, ma ho appena notato un indizio che non avevo mai notato. Cioè? Non te lo dico. Ok. Il cazzo, non te lo dico, è una roba di fine gioco, quindi okay. Non te la dirò mai questa cosa. Penso di aver visto tutto qui dentro. Beh, puoi in realtà tornare alla nave e vedere se hai visto tutto in caso andar via. Sì, no, ovviamente dico in questa grotta. Sì, no, dico, questa grotta credo. Metti che sei indeciso, basta tornare alla nave, è vero, aprire la mappa e vedere se ho visto tutto. Ho visto tutto, sì, allora a posto. Se no torna. Andiamo. C'è la porta di là. Così che adesso poi leggiamo anche i punti chiave. Figo. Comunque poi, per esempio, ecco, hai visto anche la meccanica, no? Quanto tempo hai risparmiato perché sapevi le cose. È vero, assurdo. Otherwise è tutto così. Ops. La nave è stata sballottata da qualche parte. No, adoro. Probabilmente non era troppo agganciata alla base di gravità. Non era per niente. Dove sta adesso? Chissà dove cazzo è finito. A 46 metri. Ah, in acqua praticamente. Si è rotta? Vediamo se si è rotta e di quanto. Entriamo dentro. Madonna raga, però che bella sta roba, il mondo intorno a te se ne fotte di te, va avanti. Questa frase, fidati, adesso tu non lo sai, potrebbe riassumere tutto Outer Wilds. Questa me lo scoprirai, questa frase devo ricordarmela. Fatto. Quando lo finisci. Fatto. Allora dai, leggiamo bene i punti bella chiave. Allora, iniziamo da Isola della Statua. Allora, quest'isola deve essere il luogo dove i Nomai creavano delle statue simili a quella conservata nel nostro osservatorio. Occhio, c'è un altro punto. Ah, scusa, è vero. Ho trovato una statua Nomai sulla spiaggia. La statua sembra simile a quella conservata nel nostro osservatorio, è vero. Poi. Le statue Nomai sono state progettate per interagire con un singolo individuo, registrarne i ricordi e inviarli a un'unità di archiviazione che è parte del progetto Gemello Cenere. È vero. Ogni unità di archiviazione del progetto Gemello Cenere era dotato di una maschera, la controparte della statua, che avrebbe poi inviato i ricordi archiviati all'utilizzatore corrispondente. Le statue sono state progettate in modo da attivarsi solo in caso di successo del progetto Gemello Cenere o nell'eventualità di un suo fallimento. Ok, questa cosa l'abbiamo capita effettivamente. Allora, ovviamente non abbiamo ancora saputo un cazzo di progetto Gemello Cenere.
Il compartimento centrale all'interno di Gemello Cenere è stato fisicamente sigillato. Ok, no, ok, quello non poteva essere il guscio, quindi sicuramente di... sigillato da un guscio protettivo estremamente spesso. I ricordi registrati da una statua non mai vengono trasmessi a un'unità di archiviazione nelle profondità a di volte, Gemello Cenere. A volte ti ripetono le informazioni. Il che è un bene. È un bene, perché hai comunque tutti i collegamenti del caso. Anche perché questo progetto Gemello Cenere, come puoi ben vedere, se tutti gli altri sono dei quadratini, questo è un quadrato grosso così, quindi. Qui i Nomai estraevano minerali per creare un guscio di protezione che sigillasse fisicamente il compartimento centrale all'interno di Gemello Cenere. Una volta terminato il guscio, i Nomai si sono assicurati che non ci fossero più aperture o crepe. Questo perché volevano ovviamente proteggere il sistema di maschere. Quindi in realtà ci fa già capire che anche se trovassimo Gemello Cenere sarebbe quasi impossibile, anzi è praticamente impossibile accederci dall'esterno, a meno che sti stronzi non si siano sbagliati e non abbiano, vabbè, tanto io potrebbe non abbiano accettato, se si stai andando proprio verso mari inesplorati. No, siamo fermati. In realtà qui dovevamo quindi trovare occhio. Dovevamo, non capisco come sono messo. Tranquillo. Madonna, non si capisce, raga, okay. Bellissimo. Intanto qui, in realtà, quindi qua abbiamo fatto. Possiamo anche andare a trovare un altro posto. Un altro posto, però stiamo sempre qui nell'isola. Certo, ovvio. Questa merda ci attrae, immagino di sì. No, in realtà finché non ti ci butti dentro, no. Tanto qua ci sono. Aspetta che. Madonna. Martina Crugnola. Allora, qua io volevo capire. Che cazzo è questo? Madonna santissima. Ah ok, è vero, devo premere A. Devi tenere premuto A. Raga, io qua vorrei capire la medusa. Occhio, 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 non così. Oh, è stato preso. Cosa? È stata presa la medusa. Cos'è che è stato preso? È la medusa. Ma che vuol dire? Il fornato è passato, ha preso la medusa. Io non li voglio. Cadrà a un certo punto. Non so se cadrà qui più che altro. Oh no, e ora come cazzo la trovo la medusa? Eh no, raga. Io voglio capire che cazzo è, perché mi sembra un punto abbastanza importante. Raga, ma adesso è chiaro anche che cazzo avevamo visto. Scusatemi, è chiaro anche che cazzo avevamo visto nella sonda. Cioè nella nave sopra al pianeta verde. Quel pianeta tutto pieno di roba che usciva. È questo. Scusatemi raga, vi faccio venire un po' il volo. È una nave. Appoggiati. Ok. Non è interagibile. Non è interagibile? No. Niente di questa nave è interagibile. Però è una nave come la mia. Eh già. Beh, perché effettivamente io non ci ho pensato, ma bravo, cambia le oscillazioni quantiche in Outer Wilds. Esatto. Qui da qualche parte ci sarà qualche stronzo che canticchia. Oh! Dall'altra parte del pianeta. Ma poi che cazzo suona? Con quei strumenti lunghi. Guarda, ti consiglio che quando vuoi seguire una frequenza, la segnalo. Non la puoi segnalare, ma la puoi tenere, cioè, capito? Almeno vedi la direzione. Comunque devo andare dall'altra parte del mondo, quindi devi passare per questi tornati. Vabbè raga, è un'esperienza, la voglio fare. È fighissimo. Ripeto, è una mezza fobia ed è fighissimo. Ah, ecco. Fuoco qua. Raga, bellissimo, eh. Cioè, ma che cazzo di... Sì, vabbè, lasciamo stare. Lui troppi fosi. Sti cazzi che poi la nave la perdo, non me ne frega il cazzo. Bravo, molte volte direi che mi fai un cazzo. Addio. Si può vedere aprire lo sportello, no? Dio santo. No! È la fine. No. È la fine. Gira. È la fine. Vuoi tipo prova di qua? Esatto. No, si fa. Eccoci. Facciamo guarda, così. Guarda, fai così. Esatto, bravo. Facciamo così. Così. E le. Così. Ci siamo. Oh, ciao, sono bello. Raga, adoro. E via. Adesso rimetti il coso. Oh, vabbè, ma tanto penso che... Sì, no, però è giusto per identificarlo, perché sennò poi non... Eccolo lì. Poi quando ti ci avvicini tanto, te lo identifica. Tu ricordi sempre di identificare tutti quanti i segnali, perché sennò non sai mai che cazzo sono. Ed è vero, cioè, quando poi sei in un altro mondo, è bello. Oh no, tranqui, qui non c'è problema. Eh? Metti il segnale. Il, cioè scusa, la Y.
La Y? Sì, sì, così lo identifichi, di gabbro. Ricordati sempre, quando sei molto vicino a un segnale, metti la Y anche lui te lo identifica. Oh. Lui è il famoso gabbro. Il famoso gabbro che... Raga, ma che bello è. Che bello è che questo qua... Questo qua si faccia alzare. Dai, raga, è poetico, ma che cazzo. Bene, sei tu. Mi fa piacere vedere che ce l'hai fatta ad arrivare fin qui senza farti del male. Non ho letto cosa ho detto, vabbè. Ehi, non spaventarti o cose del genere. Ultimamente mi sta capitando tipo di morire in... Seconda persona. Seconda maschera. Non so, è tutto molto strano. No, tesoro, che mi dici di te? Ti è mai capitato di morire ultimamente? Sta succedendo solo a me. No, sta succedendo anche a me. Siamo in un anello temporale. Il tempo si sta comportando in modo strano ultimamente. Sì, un anello temporale ha senso, forte. La stai prendendo piuttosto bene, infatti. O cosa pensi che... No, io... chiuso. Lo stesso vale per te. A me piace fare nuove esperienze e questa è la mia prima volta in un anello temporale. O almeno credo di non aver mai messo piede in un anello temporale prima d'ora. Sì, bro, non credo, nemmeno io. Sembra che solo noi possiamo affermare che il tempo si stia comportando in un modo strano. Ho provato a contattare Scoglio Corno via radio e gli ho chiesto se avesse la sensazione di aver smesso di vivere, ma ha pensato che stessi parlando metaforicamente. Anche dicessi a Scoglio Corno dell'anello temporale, avrebbe già dimenticato tutto entro l'inizio del prossimo anello. Non può accorgersi che c'è qualcosa di diverso. E ora ti racconto un'altra cosa strana. Ogni volta che muoio rivedo tutti i miei ricordi collegati a quell'anello. Credo abbastanza fermamente che tutto ciò abbia a che fare con quella grande statua nomai di pietra che ho trovato su una delle altre isole. Ok. Sì, quella che forse abbiamo già visto noi. Esatto. Tu in realtà, ecco, vedi, per esempio, tu hai fatto un passaggio prima che il gioco pensasse che tu lo facessi. Bello. Perché in realtà tu qui poi era... Che statua? Vedi, mi è successa la stessa cosa con la statua del museo, però. Comunque esatto. Ha compreso la possibilità che tu la trovassi prima. Che figo. La statua ha aperto gli occhi mentre la stavo guardando e ha iniziato ad emanare una luce brillante e ha riprodotto i miei ricordi come se li avesse visti attraverso i miei occhi. Proprio come è successo l'ultima volta che ho smesso di vivere. Anche a te? Allora la statua nomai c'entra sicuramente qualcosa. Perché solo noi siamo consapevoli dell'esistenza di un anello temporale. Allora, niente statue che brillano? Nessuna percezione di anelli temporali? Penso che sosterrò questa come teoria, ma se scopri qualcosa di nuovo sulle statue e un anello temporale fammelo sapere, ok? Mi troverai qua. A ogni modo, queste sono le mie novità. Ma ehi, è il tuo primo viaggio in solitaria, più o meno. Parliamo di te, che ne dici? Che ne dici? E qui c'è un sacco di roba. Come ti sta trattando lo spazio? Vabbè, ho trovato qualcosa effettivamente. Allora, dov'è la tua nave? Io lo so già, però vabbè. Questa è un'ottima domanda. Si trova sicuramente da qualche parte, no, su questo pianeta. Voglio dire, a meno che non sia da qualche parte nello spazio a causa di un ciclone. Sarebbe pazzesco. No, 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 è qua. Spero che non soffra troppo la solitudine. Va bene, poi. Hai mai guardato un ciclone abbastanza lungo da fartene ipnotizzare? Credimi, se li fissi abbastanza lungo ti faranno andare in trance. Non so. Che succede su questo pianeta? Lo so. Voi intendevi dire che c'è di più? Capito. Beh, profondo, gigantesco, è enorme e prevalentemente ricoperto dall'acqua. E fin qui niente di nuovo. Al di sotto della superficie c'è una corrente molto forte che impedisce a qualsiasi cosa di affondare. Credimi, le ho provate tutte per attraversare quella corrente, ma nessuna delle mie idee ha funzionato. Per quanto riguarda le terre emerse, ho contato 4 isole, inclusa questa. Ok, ce ne sono altre 2, quindi. C'è anche quella della statua Nomai che ho visto sulla spiaggia. Hai visto i cicloni? Sì, è difficile non incontrarli. Mettono sotto quadro tutto quello che incontrano sul loro percorso, isole comprese. Un piccolo suggerimento: se incontri uno che ti acchiappa, cerca di atterrare nell'acqua. E beh, ci sono meno probabilità che ti uccida. Che cosa c'è da esplorare su profondo gigantesco? Ecco qualcosa che potrebbe interessarti. Ogni volta che comincia un anello temporale, continuo a vedere un lampo luminosissimo in cielo. Ok, però noi l'abbiamo già... E poi cos'altro?
Hai esplorato l'isola della statua? L'ho chiamata così perché è l'isola dove ho trovato la statua che brillava, capito? Comunque tutta la faccenda della statua che brilla è successa mentre ero sulla spiaggia dell'isola della statua. Una spiaggia niente male per cose del genere. In base alla scala del relax di Gabbro le darei un 7 su 10. Bello. Mi ha aggiornato il registro della nave per questa roba. Sì, più che altro adesso non ci puoi ancora parlare perché stai volando nello spazio. Oh no! Ok, vi lascerò... Oh no! Lasciati pullare, va? Un po'. Figo, eh? Allora, parliamone un attimo, perché tanto da Gabbro adesso ci dovrei ritornare, perché fidati che Gabbro ti dà una marea di informazioni. Infatti. O anzi, se vuoi sfruttare quest'ultimo minutino, guarda. Gli chiedo solamente, tipo... Cosa ci fai qui fuori? Perché ho trovato qualcosa, me lo tengo. No, davvero, ma che ci facciamo qui? Ah, sto scherzando, sono qui per esplorare il nostro sistema solare, proprio come te. Ma lascia che te lo dica, lo spazio ti fa davvero riflettere. Vero, qui è tutto così silenzioso e pacifico. Insomma, di solito è tutto silenzioso e pacifico. Poi ogni tanto arriva un ciclone e scaraventa fuori dall'acqua la mia piccola isola paradisiaca. Risultato, è tutto meno pacifico. Ok, ho trovato qualcosa, non glielo dico ora. Beh, di cui poi gli puoi dire, e questa cosa la potrai fare anche con altre persone che incontrerai, tutto quello che sai di quell'isola o di quelle scoperte. Io la posso fare in realtà, non importa. Allora, a parte che tu prima giustamente hai detto, dopo minuti che cammini su un pianeta così inquietante e trovi qualcuno, è bellissimo. È molto bello. In più Gabbro è un punto emotivo abbastanza di ancoraggio. Perché come me. Esatto. È l'unico. È l'unico. Madonna. Vabbè, questa cosa è bellissima. Tutto buio e lui che suona. Sì, perché e muori con lui, tra l'altro. Perché lui, morire con Gabbro è bellissimo. Questa cosa non pensavo di dirla mai in vita mia. Cioè, morire con questa persona è proprio bello. Arriva da lì perché il sole è là. Gabbro è un bel punto d'ancoraggio. Ti dico che che tra un po' anche lui ti farà sentire solo. No, Gabbro, che cazzo fa? Per un motivo particolare, ma ci arrivi da solo, è un fattore emotivo, semplicemente. Ok. Cioè, semplicemente come puoi vedere, lui tratta le cose in un certo modo. Che non è il modo in cui le tratto io. Esatto. Lui si è arreso al loop. Quindi in qualche modo comunque dopo un po' non sarà più di tanto un punto d'ancoraggio. Perché dici, cazzo, non stai capendo che cosa voglio fare. Esatto. Il gioco ti fa anche sentire solo, non solo perché sei nello spazio, ma anche perché nessuno sa quello che stai passando. Cioè la verità è quella, non ne puoi parlare con nessuno. L'unica persona con cui ne puoi parlare scoprirai a breve che fondamentalmente non gliene frega un cazzo. Mamma mia, raga, fighissimo. E quindi sei l'unico a cui frega qualcosa che sei vuole solo. Capirci qualcosa. Sei solo in compagnia. Gabbro è un bellissimo personaggio. È uno di quelli a cui... Fondamentalmente in realtà è quello secondo me a cui finisci per volere più bene. È il Crestfallen di Outer Wilds. Ah, è tutto più silenzioso. Non so, c'è... Beh, il villaggio è l'unico luogo realmente pacifico. Anche se inutile. È vero. Ciao stronzi. In realtà vedi, tu adesso per esempio sei ancora vincolato al laboratorio della statua. Se per esempio invece volessi andare da Gabbro, basterebbe andare sul registro della nave e cliccare l'isola di Gabbro. Così che sai subito dov'è. Ora ti metto tutti quanti i segnali. Sì, che tanto è. Dopo dove ho trovato Gabbro e il fatto che mi abbia parlato di questo cazzo di nucleo. Esatto. Marca. E via. E ce l'hai. Intanto il pilota automatico fa il suo dovere. Anzi no, non l'avevo messo. Non l'avevi messo. Ecco, io ti consiglio sempre, metti il pilota automatico mentre vai a piazzare marcatori o a guardare cose, perché così risparmi tempo. Raga, che bello. Sì, comunque primo vero pensiero, perché adesso ci ho passato comunque delle ore. Per ora lo sto amando. Ma tu vedrai che ora dopo ora tu sentirai questo gioco scalare la classifica. Tu lo stai sentendo in questo momento,
senti questo gioco che sta prendendo un ascensore, sì, sì, e si sta scalando già, sì, e sì, tu sì, più vai avanti più dici ma questo ascensore sta salendo e in un modo così semplice. Ora ho la, dopo che avrò giocato questo gioco e Zelda, devi rivedere la tua top 10. Devo rivedere la mia top 10 e ci faccio un video. Anch'io voglio fare un video, anch'io, sai. Occhio all'ossigeno. Minchia, brother, come si fa a tornare? Ah no, ce l'hai? No. Ah, okay. Ah, forse. Ah no, c'erano gli alberi, ecco perché c'è avuto culo. Okay. C'erano gli alberi. Però non ti conviene perché poi sì, vedi sì, senza tuta, senza. Ho giocato col fuoco. Ma andiamo... sono già tornato. Andiamo da Gabbro a chiedergli che cosa sta succedendo. Ah, tra l'altro forse adesso dovresti poter sbloccare una possibilità con Gabbro. Questa qui te la faccio vedere io semmai. Ok. Allora aspetta. Qualche anello fa è arrivato un ciclone e ha scaraventato la mia piccola isola nello spazio. Non è stato piacevole morire qui, ma minchia. Ok, aspetta. Questo. Come fai a mantenere la calma nonostante il rischio di ripetute morti imminenti? Un bel respiro profondo. No, davvero, sto meditando. Vuoi che ti insegni a farlo? Il prossimo anello arriverà prima ancora che tu te ne accorga. Va bene. Ok, chiudi gli occhi. Mi insegna a far ripartire il loop. Bravo. Quando l'altra volta ti avevo detto ah, sei rimasto su cuore legnoso e non puoi tornare indietro, ho detto questo sarebbe perfettamente il momento di utilizzare, sì, un, certo, usare un comando, certo comando che adesso lo puoi trovare qua su start. Medita fino all'inizio del prossimo anello temporale. Tra l'altro gli abbiamo dato un nome, che cioè prima l'aveva già detto ma adesso è ufficiale a quanto pare. Anello temporale. Va bene, ci sta. Capito? Meglio di lui. Ora ti ha sbloccato questa funzionalità. Quando ti ritrovi incastrato, bello, non sai che cosa fare, o magari hai capito che cosa fare, ma è troppo tardi perché l'anello è andato troppo avanti, ti posso garantire, ciao, che. Sì, lo fai ripartire. Ti posso garantire che ci saranno dei momenti per cui magari. Non perdi tempo. Non perdi tempo, prendi e torna. Adoro, cioè, fra niente sono andato da Gabbro tre volte negli ultimi 5 minuti. Adoro. Fighissimo. Stupendo, dai, per ora lo sto amando. Ti ho fatto vedere questa funzionalità perché è molto importante. Ci saranno dei momenti in cui sarà incastrato, ci saranno momenti in cui dici cazzo, ho perso il tempo e sì, allora sì, prendi tipo, ora che oramai mancano tipo 2 minuti, dovrei andare su quel pianeta. Stacca. Bello, ti facilita un botto. Cioè ti risparmia un botto di tempo. Sì. Bello. Sì. Quando serve. Perché poi ti garantisco che ci sono veramente delle cose che magari puoi farle soltanto nei primi 10 minuti. Certo. Allora tu dici cazzo, torno indietro. Allora, la, 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 la. Esci dalla nave per riparazioni. Sistemi elettrici. Sono proprio caduti i sistemi elettrici. Adoro. Però ti sei fatto tanto troppo male. No, eh, esatto. Ok. Ma perché la nave prima di rompersi si deve prendere veramente tanti danni. Sì, beh, c'è una possibilità di romperla, ma ho fatto molto male effettivamente. Vai, telecamera del terra. No, 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 male le palle torte. Ok. Poi tanto riparare i sistemi elettrici qui è di, tipo difficilissimo perché dovresti, mi sembra non sbaglio, salire sulla nave. Con la gravità messa così. Ok. Ecco, eh, devi, sì, arrivare là. Già. Vabbè, ma tanto possiamo. Ah, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Scafo. Che okay, culo. Però no, i sistemi elettrici ancora. Sì, ma comunque c'è altro da riparare, esatto. No! No, dai, impossibile. Vabbè, raga, tanto. Onest, ora come ora. Ecco, per esempio tu potresti dire ok, non posso riparare la nave, sai che c'è, parlo con Gabbro e poi riavvio l'anello. Ma tanto c'è tutta la sua isola da esplorare. Arrivo. Via. No, da che parte devo andare? Di qua. Andiamo adesso a parlare veramente con Gabbro, chiedergli un bel po' di roba. Compare gli anelli. Come farei senza di te? Come ti sta trattando lo spazio in questo anello? Ho okay, trovato questo, qualcosa. Questo io l'ho già detto. No, no, basta, ormai. Adesso è fatto. Ho trovato qualcosa, sì. Rimane soltanto che ho trovato qualcosa. Ho raggiunto la parte interna dell'isola della statua. Ho scoperto cosa è successo al cannone orbitale. Non ce la posso dirgli tutto? Sì. E così i Novai scolpivano quelle teste di pietra per conservare i ricordi, eh? Sì,
ce li vedo in Omai a fare una cosa del genere. Non so bene a cosa serva, ma mi sembra il loro genere. Quindi pensi che le statue registrino i nostri ricordi? Perché rammento quella sul... Scusa. Perché rammento quella sulla spiaggia che mi guardava in modo strano? Deve essere lei che mi... Ah, non era una domanda, scusatemi. Perché rammento quella sulla spiaggia che mi guardava in modo strano? Deve essere lei che è la mia compagna di ricordi. Sì, lo è. Salve di nuovo. No. No, ho fatto una cazzata. No, non ti preoccupare. No, non sono a posto. Ho trovato qualcosa. Ho scoperto cosa è successo. Esattamente. Accidenti, questo è il cannone che si rompe ogni volta che inizia un anello temporale? Sul serio? Hai scoperto il perché? Sono giuste entrambe. Decidi tu cosa dirgli. Effettivamente è andato troppa energia. Troppo entusiasmo. Perché sono troppo curioso. Non è rassicurante, assomiglia troppo a qualcosa che costruirebbe Slate of Hellspot. È vero. Mi sorprende molto che i Nomai abbiano costruito un congegno difettoso. E infatti, ne avevamo parlato. A pensarci bene, però, difettoso non mi sembra il termine esatto. Esatto. Perché sembra che il cannone orbitale lancia sonde e continui comunque a sparare correttamente il principio di un anello temporale. Intanto. Ok. Sì, perché la verità è questa, cioè. Il lancio è andato bene. Il lancio va bene. Però c'è troppa energia. Viene usata troppa energia e si rompe il. Troppo bello, raga. Troppo bello. No, questa cosa è una roba che la prima volta ti inquieta, la seconda, la terza, la quarta, è sempre bellissimo. Vai, prova a vedere se la linea di Alba esatto. Era finita. No, semplicemente. Io volevo dire l'altra, però effettivamente potrebbe non essere finita questa. Ok. Ah no, posso. Era finita, ma adesso gli diciamo l'altra. Ho trovato qualcosa. Ho scoperto cosa è successo. Troppa energia. Ah, ok. È la stessa cosa. Va bene. Andiamo. Dipendeva un po' dalle tue scelte di come volevi interpretare il gesto. Occhio. No. Cosa? Daniele. Eh beh, una cazzata, mi farebbero male quei così. Esatto. Ma anche a piedi nudi, cioè qua? Sì, però qui ancora vedi, qui ancora non c'è a quanto pare. Però qui sì, pericolo. Pericolo, materia ectoplasmatica. Oh no! Già, torna indietro. Vedi? Da qua. È vero. Molto vicino. Però puoi tornare indietro. E chissà che cazzo succede se lo attraverso. È che muori. Non c'era bisogno. No, era un fastidio che ti metti. Guarda! Cristo, che paura quella roba! Puoi raggiungerla adesso. Infatti ora la raggiungo. Poi il fiato. Però. Ma più che altro perché c'è quella medusa di merda che mi dà un fastidio. Ti dirò che in realtà rimarrai un po' deluso da quel posto. Dalla medusa. Sì. Però è giusto andarci. Guarda Jacopo che gioca a FIFA 22. È un fallito. Jacopo che gioca a FIFA 22. Ma sto pirla. Fallito. Ti vogliamo bene? Via. Ok, qua è dovere. Giustamente lui mangia. Lo merita, questo momento lo merita. Ora si faceva spegni. Ce lo meritiamo. Via. Ah, ed e si conclude. A meno che lassù non ci sia niente. Io credo che l'episodio lo possiamo in realtà finire qua. Sì, abbiamo fatto praticamente metà dell'isola. Esatto, ragazzi. Allora, io direi che possiamo concludere qui la situazione. Adesso magari facciamo una breve pausa. Sì. Così che trasportiamo sempre i file e tutto. E direi che quindi possiamo vederci al prossimo episodio in cui Daniele quindi troverà il famoso cantiere che doveva trovare, vedrà quest'isola della Medusa e poi chissà dove ci porterà tutto il resto. Sono molto curioso. Ciao, ciao ragazzi.